Ok ragazzi, bentornati su Faster Than Light. Sono sempre io, Mister L, e sempre sui gameplay di Faster Than Light. E che dire? Inizio a registrare il cane, baia, guardate che è un miracolo questo ragazzi, è una coincidenza straordinaria. In ogni caso, siamo sempre qui su Faster Than Light con la nostra ciurma di 1, 2, 3, 4, di ben 5 persone, 3 umani e un uomo, un Edge e un uomo roccia. E negli ultimi giorni non ho registrato, ragazzi, ma sapete com'è, sono stato abbastanza occupato a... aspetta un attimo, sono stato abbastanza occupato con l'AMV di Undertale, che sapete ci metto molte ore da farli. Per farlo ci avrò messo più o meno 5-6 ore. Quindi... allora, ragazzi, noi possiamo scegliere se fare due settori ostile, uno neutrale, oppure fare... Pacifico, meglio, ostile. Io direi, ragazzi, che già si sta andando malissimo, come potete vedere. Quindi andiamo in questo settore pacifico controllato dagli Enchi, che magari ci va meglio. Siamo arrivati in questo spazio degli Enchi qua. Praticamente, a causa della Federazione, che è il nostro impero, questi poveri Enchi vedono una vita un po' brutta, diciamo. Ok, praticamente ci chiedono aiuto. Ecco qui, eccellente. Quindi, allora. Ok, praticamente hanno un problema con la loro navetta. E noi abbiamo, tuttavia, abbiamo la prima scelta, che sarebbe: mando uno shuttle. Mandiamo il team ad aiutarli. Gli lasciamo andare. Oppure, qua ci serve una ciurma umana, con almeno un umano. Se manda la tacciurma di umani per comunicare con le Mantis. Praticamente facciamo, poi dopo decidete anche voi, io non posso fermarmi troppo perché sennò vi annoio. Oh, che cazzo. Ok, praticamente potevamo scegliere tra due cose: ottenere un membro che era una Mantis, che tuttavia ciò cominciava a darci problemi, perché cominciamo, come dire, 6 membri dell'equipaggio sono tanti, avrebbe fatto molto comodo. Però tuttavia avremmo potuto cominciare ad avere problemi con l'ossigeno. Vabbè che l'ho potenziato, in ogni caso 5 membri dell'equipaggio sono più che buoni. A volte alla fine del gioco erano sempre i 3 che avevo all'inizio, quindi ciò non dà fastidio. E ci hanno potenziato l'Engines. Cosa sarebbe? Cosa ci hanno potenziato qualcosa? Cosa ci hanno. Engines. Ah, ci hanno potenziato il motore. Va bene, va bene, va bene. È sempre come dire, ci abbiamo sempre risparmiato. Va bene. Almeno penso ci abbiano potenziato. Va bene, non ha importanza. Andiamo avanti. Oh, combattimento contro gli Engie. Come potete vedere, visto che ho un uomo all'interno della cabina d'osservazione, noi possiamo vedere anche dove loro sono all'interno della loro all'interno della loro nave. Praticamente, vabbè, sono pirati, ci attaccano, non abbiamo i missili, siamo nella merda. Bene, ci invadono, eccellente. Facciamo subito fuoco, meglio, ai loro cannoni. E tu vai qui a dare una mano. Ok, dai, che stiamo rompendo il culo, vai. E hanno praticamente buttato a puttana un membro del loro equipaggio. Dai, sparate. Cazzarola. Ah, andate su, riparare te. Bene, vaffanculo, che brutta roba. E porco il cazzo, difficile qua, ragazzi. Ah, ci stanno bombardando con tutto quello che hanno. Sì, ma dai, ma non valete un cazzo. Ok, dobbiamo scappare al negozio, ripararci, e non possiamo farlo. Vaffanculo. Questa qui è la run più disastrosa che abbia mai fatto. Per cosa possiamo vendere? Non possiamo vendere i missili. No. Vabbè, possiamo ripararci un po'. No, non possiamo proprio ripararci niente, va bene. Va bene, wow, che merda. Ragazzi, questa run qui non durerà tanto, lo so già. Ok,
E c'ho anche l'audio che dà problemi, porco il cazzo, vaffanculo. Ok. Ah, che brutta roba. Dovrò ricordarmi di mettere il gioco in pausa più di una volta, però. E dai. Spegnete l'incendio. Quindi, uomo roccia, torni alle telecamere. Angie, torni, vai a curarti. Anzi, andate tutti a curarvi qua. Mi sa che non c'è una via d'uscita da questa situazione qui, ragazzi. Quindi, tu torni agli scudi. Sandor, te ne torni ai motori. E Artyom, dov'è lì? Artyom, te? Ai missili, mi sembra, sì. Ragazzi, visto che questa run qui durerà poco, consigliatemi anche voi cosa volete i prossimi personaggi. Perché qua non dureremo, ragazzi. Quindi consigliatemi i prossimi personaggi, così quando moriremo so già cosa fare. Io dico, cerchiamo magari di non andare subito all'uscita, ma di andare a vedere qui se c'è qualcosa di importante. Praticamente parliamo con un mercante. Ah, praticamente ci hanno proposto di scortarli in questa destinazione qua. Ok, eccellente. Intanto vanno giù anche i carburanti, ma vabbè. E qui non c'è un cazzo di niente, eccellente. Dobbiamo fare la quest, vediamo cosa ci ripagano. Bene, possiamo riparare. Possiamo. Ok, sì. Vendiamo 5 droni che a noi non servono. E in cambio ci danno 22 scrap. Ok, va bene. Ok. Possiamo andare a ripararci un po' allo store a comprare dei missili. Che brutta roba, però. Cioè, la flotta nemica si avvicina sempre di più. Scusate per la tosse, ma non sto molto bene. Ah, ci offrono un sistema di ossigeno potenziato in cambio di 33 scrap. Non ce ne abbiamo, vabbè. E questo store qui. Ok, adesso andiamo allo store. Siamo allo store, bene. Allora, intanto io dico ci dobbiamo comprare. Intanto ci ripariamo un po'. E ora ci compriamo due missili. Ok, possiamo durare qualche secondo in più ora, sempre che la flotta nemica non ci raggiunga. Sempre se non ci raggiungono, perché altrimenti lì siamo fottuti. Nulla che ci dà fastidio. Se vado qui poi mi sa proprio che mi pigliano, quindi. Anzi, no, dobbiamo andare qui per forza. E qui non si può andare, quindi si va qui. E siamo giù anche col carburante, brutta roba. Guardate ragazzi quanto manca prima che ci prendano, subito all'uscita. E siamo dentro la flotta ribelle, porco il cazzo. Aiaia, dai, su, su. Porco diavolo. Ok, va bene. Quindi, sono forte. Porco il cazzo, perché non funziona? Va bene. Quindi. Ok, i missili hanno fatto fuoco e hanno mancato. Cosa. Porco il cazzo, guardate quanto è forte la loro nave. Spara sempre lì. Bene, vai, su alle armi. Cazzo, fate cagare il cazzo come flotta. Bene, è la fine, ragazzi. Addio. Addio. Dov'è Stannis? Non siamo ancora morti. Vabbè, sì, dai, sparate, abbiamo perso, non riusciamo a. Pam. E la fine è giunta, bene. Addio Sandor, addio Davos. Bene. Un'ultima esplosione segna il tuo destino, non appena la tua nave va a pezzi. Usciamo, no, anzi, main menu. Eccellente. Bene, quindi questa qui è stata la nostra prima disastrosa run. Spero che possa esservi piaciuta. Già che ho tempo, già che ho ancora tempo, penso farò un altro gameplay. Nel frattempo ricarico questo. Quindi spero che vi sia piaciuta e ci si vede al prossimo gameplay. Ciao a tutti!